considerazione dei musicisti che tu all'epoca, non dico ammiravi, parliamo di Genova, che consideravi tra la top ten dei musicisti genovesi. E qui qualcosa devi dire. Sì. Esclusi i Beatles, chiaramente, esclusi Presenze. Allora, non posso dirti. No, qualcosa mi devi dire. Ti spiego, perché non sarei sincero, dal momento che, ti ripeto, tutti questi gruppi qua io non li ho mai sentiti, come loro non hanno mai sentito. In seguito poi li avrei conosciuti come persone, magari a mangiare, che ne so, a provare qualche studio musicale, avrei avuto modo di conoscerli. Ma guarda, io ti posso dire, sicuramente uno dei più grandi è stato, che ho conosciuto, è stato Mauro Ambrotta. Lui è un ottimo chitarrista, soprattutto un chitarrista di gusto, di molto gusto. Più che un chitarrista tecnico, no? E però un ottimo chitarrista che ha fatto poi strada e è andato. Poi indubbiamente Marco Zucchetti, perché anche avendolo sentito poco, ma essendo stato nella Nuova Idea, essendo stato nei Garibaldi, avendo fondato gli Usage e poi altre cose, poi è stato anche insieme a Nico, ha fatto per un certo periodo Tross, indubbiamente è un grande. Poi Bambi Fossati, indubbiamente anche lui è stato un grande. L'ho sentito, penso di averlo mai sentito, ti dico la verità, o l'ho sentito una sera, ecco. E poi gli altri, posso parlarti, che secondo me sono stati i più grandi di tutti, i genovesi sono i New Tross, ecco, indubbiamente. Poi ci sono Mattia Bazzara, anche loro sono stati quello, e lo sono tuttora, ecco. Poi tutti gli altri non me ne vogliano, ecco, però insomma, Nuova Idea, Garibaldi, Nick, insomma, siamo stati tutti, che siamo riusciti, siamo arrivati, avevamo, sai, con le dita, eravamo arrivati in cima al muro, ci siamo tirati su, abbiamo messo la testa lì così e poi siamo precipitati giù. Non lo so se per colpa nostra o perché non siamo stati fortunati, ecco. Però secondo me i risultati sono quelli che contano. Se uno ha fatto successo vuol dire che se l'è meritato, se non ha fatto successo vuol dire che non se l'è meritato. Vedi, queste tue parole mi fanno venire un'altra sicuramente domanda che Giorgio mi guarda male, perché staremo quasi alla fine, ci abbiamo pochissimi minuti, anzi scusami Giorgio, ma questa qua te la volevo fare. Ho sentito diversi musicisti dire che per fare carriera, tu mi capisci cosa intendo dire, certo, carriera musicale, bisogna fare dei compromessi. Tu, come Mauro Boccardo e i Beatnik, ti sei trovato di fronte a compromessi da fare per il successo? Hai preferito dire sì, dire no? È vero, non è vero? Com'è questa storia qua dei compromessi? Ecco, per riuscire a fare il famoso salto di qualità? Sì, allora, noi siamo orgogliosi di aver fatto questo. Dopo aver finito la prima tournée con Dario Fo, siamo stati richiamati 3 mesi dopo. La commedia era la signora da buttare, che è stato uno dei lavori più importanti di Dario Fo. Siamo andati su, avremmo guadagnato dei bei soldi, la tournée durava 8 mesi, poi si è estesa, sono andati anche in Scandinavia, quindi durava più di un anno. Avremmo veramente guadagnato tanti soldi. Ma mentre l'anno prima noi eravamo importanti in quell'ambito lì, quell'anno lì invece ci saremmo dovuti vestire da clown, con le parrucche da clown, stare sempre in scena e fare delle musichette che noi eravamo andati su con l'idea di comporre noi la musica, quindi fare del rock, portare proprio il rock in teatro, no? E quindi creare un qualche cosa. Le musiche erano già state fatte, bene, io poi sono andato, naturalmente con gli altri mi hanno mandato in avanscoperta, sono andato là e gli ho detto al responsabile, noi non siamo interessati a questo lavoro e ce ne siamo tornati indietro. Duro e puro. Sì, abbiamo preferito poi rimettere, perché poi avevamo rescisso tutti i contratti, perché dovevamo stare via almeno 8 mesi, no? E quindi ci siamo dovuti rimettere in gioco, siamo andati a provare nelle varie cantine e tutto quanto, abbiamo rinnovato tutto il repertorio, tutto questo perché secondo noi era molto meglio fare quello che avevamo nel cuore piuttosto che guadagnare dei soldi. Il rock è vero, duro e puro, come ho detto prima. Eh sì, quello lì, ecco. Perciò noi siamo orgogliosi di aver fatto questo. Ascolta, Giorgio nel frattempo ha passato la mano ad Aldo, perché indubbiamente è dura. Ho
finito, volevo fare non una domanda, volevo chiudere questa volta non con le mie parole di Carlo Barbero Genova Rock. Seguiteci e scrivete il vostro nome alla nostra pagina Genova Rock, Carlo, Giorgio, Mimmo e Aldo. Volevo far chiudere l'intervista a te. Io ti do il microfono e devi fare un saluto, chiudere questa simpatica chiacchierata rivolgendo un saluto a una persona, così che tu sai di chi sto parlando. Do il microfono a Mauro Boccardo, cosa che non si fa mai, ma la do a Mauro Boccardo, lo do veramente col cuore. Tu devi salutare, chiudere questa intervista mandando un messaggio a una persona che tu conosci. Vabbè, no, innanzitutto... Te lo do a te. Devo tenere il microfono. Sì. Vabbè, allora, io mi defilo. Innanzitutto voglio dire questo, che Genova Rock è veramente, ce l'abbiamo nel cuore. E io grazie. Sono contento che ci siate voi. Grazie. Che, come si può dirsi, se non ci foste bisognerebbe inventarvi. E pensa che siamo tutti pensionati, eh? Perché fate delle cose interessanti, cioè io... ti dico sempre che ogni tanto eccedete, sì, certo, a fare delle cose. Veramente. Però quando riuscite a fare, io penso che ai giovani possa interessare di sentire la viva voce di quelli che hanno vissuto quel periodo, perché io ritengo quel periodo comunque sia interessante. C'è mia moglie che ha 6 anni meno di me e mi dice: una delle cose che ti invidio sono stati i tuoi anni 60, certo, che certo. Non sono stati i miei. No? E quindi la musica degli anni 60 l'ascoltano da tutte le parti. Divagare, però non divagare, Mauro. E tu vuoi far finire il tempo e stai divagando. Tu devi fare un saluto e a una certa persona devi lanciare un messaggio a una certa persona. Vabbè, allora, questa certa persona mi pare di aver capito che tu ti stia riferendo al nostro batterista, ex batterista Titi Pistarino. Titi Pistarino, cosa vuoi che ti dica, Titi? Diciamo un genovese, te vedo bene. No, tra me e te lo sai bene che non c'è bisogno di parole, perché tu sai come la penso io so come la pensi te. Per cui se ci sarà l'occasione di trovarci assieme, mi farebbe piacere di riprendere l'amicizia. Il sodalizio musicale è finito, è inutile stare a dire queste cose qua. Adesso tu hai detto in un futuro non ci sarà futuro. Assolutamente, perché poi noi abbiamo preso la nostra strada, tu hai preso la tua strada, sei contento di quello che stai facendo, lo fai anche bene, perciò ti auguro di portare avanti questo tuo discorso e di avere tutto il successo che meriti e quindi te lo auguro di cuore. La nostra amicizia, beh, sarebbe meglio che continuasse, ecco, piuttosto che averla buttata via. Ci abbiamo messo tanto tempo per metterla assieme e quindi è un peccato doverla abbandonare. Ci voleva l'applauso a questo punto, guarda, si stanno applaudendo tutti. Cosa posso dire? Senza lacrimuccia, perché giustamente siamo uomini, non siamo caporali. Sono contento di aver incontrato Mauro Boccardo e la sua splendida casa, Villa Clorinda a Trasta, dico bene? No, a Murta, scusate, non sono molto pratico di queste zone. Bellissima, salutiamo la signora, bellissima casa e speriamo di incontrarci nuovamente. Diciamo presto, sono un po' emozionato perché indubbiamente queste cose qua mi toccano, sarà l'età, sarà che magari noi siamo anziani, abbiamo ancora un po' di cuore, però da Genova Rock, da Carlo Barbero, Giorgio Nasso, Aldo Snaidero e Mimmo Ruperto, che è tornato con noi dopo le sue performance da altre parti, vi salutiamo e alle prossime interviste salutiamo Mauro Boccardo e ringraziamo lui e la signora di averci ospitato nella loro splendida casa. Ciao, alle prossime da Carlo Barbero. Grazie a voi, ciao. E ricordatevi di Genova Rock. Ciao. Volevo un po' che su una cosa che... dimmi, dai, ne facciamo una. Allora, Genova Rock è orgogliosa di affermare una cosa, non me ne volere, che voi, come Beatnik, per Natale avete una sorpresa, tipo... Sì, non sarà per Natale perché ci vorrà un pochino di un po' dopo tempo. Natale. Comunque stiamo già mettendo le basi per fare un nuovo CD. Questo nuovo CD è un po' diverso dagli altri che abbiamo fatto perché abbiamo la collaborazione di musicisti decisamente molto bravi, primo fra tutti Adriano Mondini, oboista, poi abbiamo la collaborazione di Tiziana Baggetta che poi simpaticissima, la salutiamo Tiziana e che contribuirà in maniera notevole, oltretutto canterà anche qualche pezzo da solista e poi abbiamo 3 strumenti a fiato, tromba, sax tenore e sax contralto. Quindi faremo un po', noi quando Mauro D'Assio è entrato nei Beatnik ha portato una ventata di
novità, poi ha portato anche la sua voce e anche il suo eclettismo, infatti lui suonava sax, organo e chitarra, e quindi facevamo rhythm and blues, perciò faremo 3 o 4 pezzi di rhythm and blues, faremo qualcosa di vabbè, non lo dico, poi sarà il CD che verrà fuori. Cioè, mi raccomando, voi sapete che questa gente qui ha una certa età, ma sono ragazzi dentro e ce la mettono tutta. Quando escono questi CD, invece di andare a comprare certi altri CD che non vogliono dire niente, comprate questi CD, perché questi vi insegnano che cos'è la musica rock. Scusa se sto facendo un po' di pubblicità, ma ve la meritate. Allora, ti posso chiedere una cosa. Noi sappiamo che un tuo amico del cuore, Titi Pistarino, ciao, ha preparato un CD che uscirà a breve. Facciamo gli auguri anche a Titi? Beh, ovviamente, sì. Ecco, se noi riusciremo a farlo entro Natale e se lui riuscirà a farlo entro Natale, sarebbe bello, ad esempio, fare una vendita cumulativa. Ecco. Ma comunque, al di là degli scherzi, gli faccio tanti auguri, perché sono sicuro che comunque quello che ha fatto adesso, ho visto qualche cosa che ha fatto lui, ho sentito anche una bella canzone, ho letto il testo, è molto bello, molto, molto impegnato. Mi ha fatto molto piacere che lui sia riuscito a tirar fuori dal suo cuore quelle bellissime parole. Per cui penso che sarà una bella cosa e gli auguro il successo che merita. Allora, a questo punto posso intromettermi io come Genova Rock, Carlo Barbiero, penso a nome di tutti gli altri componenti del nostro, diciamo, gruppo. Speriamo che Titi Pistarino, Oro Vocado, appena hanno il CD, ci chiedano.